La vicenda che stiamo per raccontarvi è al tempo stesso straordinaria e paradossale. Come tanti uomini siano stati in essa coinvolti in così poco tempo è veramente incredibile. È anche incredibile che in pochi anni la storia, a torto o a ragione, se ne sia completamente dimenticata. O meglio, quasi completamente, perché alcuni hanno conservato la sua memoria ed è grazie a loro che noi, che in questa vera cronaca crediamo, abbiamo sentito il dovere di raccontarvela. Mucchila! E basta, fammela finita! Thank you.
Nel maggio del 1944, la Seconda Guerra Mondiale imperversava in tutta Europa. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, anche l'Italia, ormai in ginocchio, era divisa. Al sud, il re Vittorio Emanuele aveva proclamato il nuovo governo a Brindisi e gli alleati erano bloccati dai tedeschi a Cassino e ad Anzio sulla linea Busta. Al nord, la neocostituita Repubblica Fascista di Salò, con Mussolini a capo, era messa a ferro e fuoco dalla guerra fratricida e dai bombardamenti aerei degli americani, che non risparmiavano né città né campagne. La capitale, Roma, era senza governo e senza guida politica. Solo il Papa, Pio XII, era rimasto entro le mura del Vaticano. Ma i tedeschi, su ordine di Hitler, tramavano la sua deportazione in Germania. La popolazione italiana era martoriata negli affetti, nelle privazioni e nelle sofferenze. Molte famiglie, a causa degli stenti, cadevano in disgrazia e molte donne, senza più speranza nel futuro, si lasciavano andare ad una vita dissoluta. Il Papa, in questo contesto, esortò per quel mese di maggio una crociata di preghiera alla Vergine Maria, affinché intercedesse presso il Figlio per ottenere la tanto sospirata pace. Anche in una piccola frazione del Bergamasco vicino a Ponte San Pietro, Ghiaie di Bonate, il parroco, Don Cesare Vitali, aveva invitato i suoi fedeli a realizzare nelle proprie case un piccolo altarino di devozione alla Madonna per ricordare ai familiari l'esortazione del Papa alla crociata di preghiera alla Vergine. Il tutto per chiedere ed ottenere la tanto sospirata pace. Nunziata Roncalli, cugina di Adelaide, era da poco rientrata a Ghiaie da Milano, ove aveva lasciato il lavoro di infermiera, e ciò per aiutare la sua famiglia. Si era quindi presa un incarico all'oratorio della parrocchia e si accingeva a realizzare l'altarino dedicato alla Madonna sulle scale di casa, al torchio, come aveva consigliato il prevosto. Te mangiate quando le ura. Cosa che? Ho fame, tanta fame. Mamma che la lì. Adelaide, Adelaide, loccia mia, faso un del prata fai fiù per l'altari della Madonna. Thank you.
volta che il prioste a me dice che se fosse a me fa mia fa la prima comunione te la fa mia fa perché cos'è che faccio altro al visto che mi sono una bella bambina. Dai bambe, andiamo a fare su la Madonna. Io andavo a cogliere i fiori per la Madonna, che c'è a metà scala per salire in camera in casa mia. Avevo colto margherite e le avevo messe in una carriola che aveva fatto mio papà. Vidi un bel fiore di sambuco, ma era troppo in alto perché lo potessi cogliere. Stetti ad ammirarlo quando vidi un puntino d'oro che scendeva dall'alto e si avvicinava poco a poco alla terra, e man mano si avvicinava si ingrandiva. E in esso si delineò la presenza di una bella signora, con Gesù bambino in braccio e alla sua sinistra San Giuseppe. Le tre persone erano avvolte in tre cerchi ovali di luce e rimasero sospese nello spazio poco distante dai fili della luce. La signora, bella e maestosa, indossava un vestito bianco e un mantello azzurro. Sul braccio destro aveva la corona del rosario, composta da grani bianchi. Sui piedi nudi aveva due rose bianche. Il vestito al collo aveva una finizione di perle tutte uguali, legate in oro a forma di collana. I cerchi che avvolgevano le tre persone erano luminosi, con sfumature di luce dorata. Al primo momento ebbi paura e feci per scappare, ma la signora mi chiamò con voce delicata dicendomi: «Scappa mia, che messo la Madonna!» Allora mi fermai, fissa a guardarla, con senso di paura. La Madonna mi guardò, poi aggiunse: «Tagedes savia, ubbidiente e rispettosa col prossem e sincera. Prega be, e turna in quel post che, per noi folte, sempre a chestura». La Madonna mi guardò per qualche istante, poi lentamente si allontanò senza voltarmi le spalle. Io guardai finché una nuvola biancastra li tolse al mio sguardo. Gesù bambino e San Giuseppe non parlarono, mi guardarono solo con espressione amabile. Adelaide, Adelaide, non sei morta? Spavento mi hai fatto prendere. Se in piedi non è morta, vai e dile di venire a mangiare la minestra. Dai, dai, dici cosa avevi. Che cosa hai visto? Hai visto la Madonna? Ho visto la Madonna con il bambino in braccio e San Giuseppe, con gli angeli tutti intorno. Dici davvero? Sì, ma non dite alla mia mamma, giurate. Pirola, ma quali
sono le cose che vai a dire in giro? Cosa dici? Dai, vai a dormire. Prima che qualcuno ti passi con due calci. Bisogna prendere le valigie. Adelaide, non dire sciocchezze. Vai a letto, altrimenti ti do il resto. Questa bambina ha bisogno di una bella lezione. Ghiaie era l'unica parrocchia della diocesi di Bergamo dedicata alla Santa Famiglia. Il suo fondatore, il canonico Don Alessandro Locatelli, aveva portato da Lourdes, nella chiesa, alla fine del 1800, una grande statua della Vergine Maria e per essa vi era una grande devozione. Alla messa della mattina vi era sempre molta gente che frequentava, ma quelli del Torchio, distanti un paio di chilometri dalla canonica, erano un po' restii a partecipare giornalmente ai sacramenti. Ecco perché nel paese erano un po' occhiati da tutti come non praticanti, che in allora era una cosa grave. A loro non importava molto, basta fossero lasciati in pace. Ma la quiete del Torchio doveva presto finire a causa delle pericolose fantasie di quella bambina. Alla dottrinetta quel giorno tutte le amiche la prendevano in giro. Il parroco ed il curato cercarono di dissuaderla dal raccontare le sue visioni fantastiche, ma nulla valse il monito dei prelati, perché il suo pensiero ormai era concentrato solo alle parole della Vergine. Adelaide deve vedere la Madonna e la vedrà oggi pomeriggio. Ancora con questa storia, signor curato? Sono tutte sciocchezze. Tu oggi non andrai da nessuna parte. E ricordati di fare merenda, perché altrimenti, oltre che la Madonna, vedrai pure il Sacro Cuore. Adelaide non era proprio una bambina prodigio, anzi, era molto testarda e talvolta anche birichina. E quel giorno non ci pensò due volte a tornare al suo appuntamento con le amichette. Ero all'oratorio con le mie compagne, ma verso le ore 6 sentii un grande desiderio di correre al luogo dove la Madonna mi aveva invitato. Partii di corsa con alcune mie compagne. Giunta sul luogo, istintivamente guardai in alto e vidi passare due colombi bianchi. Poi, più in alto, vidi il punto luminoso che si avvicinava e che delineava chiara e maestosa la figura della Santa Famiglia. Al primo momento mi sorrisero, poi la Madonna mi ripeté quanto aveva detto ieri.
devi essere buona, ubbidiente, sincera e pregare bene, rispettosa verso il prossimo. Tra il 14° e il 15° anno ti farai suora sacramentina. Soffrirai molto, ma non piangere, perché dopo verrai con me in paradiso. Poi lentamente si allontanò e scomparve come la sera prima. Sentivo nel cuore tanta gioia per le brevi parole della Madonna e nella mia mente era chiaro, preciso il ricordo della sua dolce presenza. Cosa ti ha detto la Madonna? Mi ha detto di essere buona, ubbidiente e sempre rispettosa col prossimo. Appunto, perché tanto buona veramente non lo sei. Ciao Adelaide. Ciao. Ciao. Te Adelaide, sei già andata a vedere la Madonna? Sì, perché? Perché le vorrei chiedere una grazia. E quale? Siete grande, consacrandomi a lei, diventerò sacerdote. Va bene, torniamo indietro. No, ti porto io Adelaide. Ritornai con le mie compagne verso l'oratorio. A metà strada incontrammo un buon ragazzo che mi interrogò. Alla mia affermazione di aver visto la Madonna, egli ansioso mi disse: «Prova ad andare ancora a vedere se ti appare e domandale se io potrò essere sacerdote consacrandomi a lei». In fretta ritornai sul posto, guardai in cielo con la speranza che la Madonna ritornasse. Infatti, dopo pochi minuti, si manifestò di nuovo la bella presenza della Madonna, alla quale espressi il desiderio di Candido alla sua nuova visita. Essa, con voce soave e materna, mi rispose: «Sì, egli si farà sacerdote missionario, secondo il mio sacro cuore, quando la guerra sarà terminata». Detto questo, lentamente scomparve. Terminata la visione, sentì tirarmi il grembiule dal ragazzo, il quale mi chiese cosa aveva risposto la Madonna. Quando gli ripetei le parole della Madonna, egli corse felice a dirlo a sua mamma.
Ritornai a casa con le mie compagne e nel mio cuore sentivo una grande gioia. La Madonna, prima di allontanarsi, mi disse di ritornare per altre 7 sere. Allora, cosa ti ha detto la Madonna? Mi ha detto che ti verrai sacerdote missionario consacrandoti al suo sacro cuore, ma solo se sarai buono e prenderai messa tutte le mattine. Ma quando finirà la guerra? Tra tanti anni così. Due anni? Ahimè, se fra 2 anni entro in seminario, chissà quando prenderò messa. Pota! Sì, pota, pota. Quella notte non fu una bella notte né per Candido né per Adelaide. La piccola le prese prima da Cathy, poi dal padre e infine anche dalla sorella Vittoria nel letto. In famiglia, infatti, la storia della Madonna non era andata adesso giù a nessuno. Adesso vediamo se la tua Adelaide vede veramente la Madonna. Cathy! Cathy! Forse non ci sono in casa. Oh, sì che ci sono. Cathy! Ciao Emma. Cathy, il Luigi va a dire in giro che la tua Adelaide vede la Madonna e che le ha detto che la guerra finirà fra 2 anni. Adelaide! Adelaide, vieni subito qui! Brutta pirola, cosa vai a dire in giro che vedi la Madonna? È vero! Sì, ma non trattarla così, non è mica un cane. Ma che pensa a tuo Luigi che racconta frottole dalla mattina alla sera? Luigi racconta le frottole perché Adelaide racconta un sacco di bugie in giro. Cosa sta succedendo qui? Calmatevi, per favore. Cosa sta succedendo? Adelaide racconta un sacco di storie a Luigi e le va a raccontare in giro. Va bene, Emma, fammi un favore. Porta a casa tuo fratello, andatevene che allora ci penso io. E tu smettila di raccontare frottole. Andiamo in casa e finiamo la lezione. Sono io che ti sistemo questa sera, ancora una volta. Mentre a Ghiaie succedevano queste cose, pochi chilometri distante, sulle montagne bergamasche, le formazioni partigiane combattevano la loro guerra di liberazione, supportate dagli alleati. L'ufficiale inglese Peter Cooper divenne anche lui ignaro strumento di grazia in questa vicenda, impedendo che i bombardieri americani, in quel mese di maggio e nei successivi, facessero macerie di Bergamo e strage di molti pellegrini. This is Baker 2. Non c'è collegamento. Able 5, this is Baker 2. Able 5, this is Baker 2. Able 5, this is Baker 2. You're crazy. In quei tempi pericolosi, i repubblichini non ci pensavano su 2 volte a bruciare un casolare, e quindi tutti allerta. Già i pettegolezzi delle donne e della gente del Torchio erano diretti alla famiglia Roncalli, e la povera Annetta, mamma di Adelaide, si vergognava quasi a uscire di casa. Il timore di una rappresaglia si faceva ogni giorno più forte. Adelaide, ti devo parlare, seriamente. Ancora polenta? Adelaide, vieni qui vicino alla tua mamma che parliamo. Serpe legate dei conigli è stata Maria. No, ascolta, la Vergine, devi vederla ancora. Sì, ancora, tante volte così. Lo sai che quello che dici è una cosa grave? Troppa gente mi guarda male. Troppa gente viene qui a chiedere. Ho paura che il commissario e i repubblichini vengano a bruciare la nostra casa e a portare papà in prigione. Se hai detto una bugia, dimmelo e finiamola qui. E
No, mamma, non ho detto una bugia. La Madonna l'ho vista veramente, con il bambino in braccio e San Giuseppe. E gli angeli tutti intorno. Ma va, non è possibile. Non è possibile che la Madonna scelga noi, dei poveri disperati come noi. Non è possibile, noi non siamo degni. E comunque, ricordati che oggi non vai al campo dei Colleoni e basta. Così le malelingue si zittiscono. Va bene, mamma. Come ben sappiamo, quel pomeriggio ed anche i successivi, il divieto non fu rispettato da Adelaide. La Madre Celeste aveva preso nei suoi pensieri e nel suo cuore il primo posto e poco importava se per incontrarla bisognava offrire un po' di sofferenza. Intanto le sue cugine, Maria e Nunziata, istigate dai familiari, decisero di partire al contrattacco e progettarono un appostamento strategico per capire cosa accadeva al campo del Colleone. Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Ma dov'è la Madonna? Tu la vedi? È già venuta? No, no, stai buona, non è ancora venuta. Morte, amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Guarda, guarda, la Maria è l'Annunziata. Signore della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Tu sei benedetta fra le donne. Poco prima delle ore 6, giunsi sul posto delle apparizioni con le mie compagne, Itala Corna e Giulia Marcolini. Impiegai molto tempo a raggiungere il posto perché la strada era affollata. Il punto luminoso, preceduto dalle due colombine, apparve e lentamente si avvicinò manifestando la Santa Famiglia, più luminosa del solito. Gli occhi luminosi e azzurri di Gesù Bambino in questa apparizione attirarono la mia attenzione in modo particolare. Il vestitino che lo copriva fino ai piedi era liscio, a forma di camicia, in colore rosa, cosparso di stelline d'oro. La Madonna vestiva un abito azzurro con un velo bianco lunghissimo che le scendeva dalla testa. Piccole stelline formavano un'aureola al volto della Madonna. Sui piedi aveva due rose e fra le mani giunte la corona del rosario. Molte persone mi avevano raccomandato di dire alla Madonna di fare guarire i loro figli e di chiederle quando veniva la pace. Riferii tutto alla Madonna, la quale mi rispose: di loro che se vogliono i figli guariti devono fare penitenza, pregare molto ed evitare certi peccati. Se gli uomini faranno penitenza, la guerra finirà fra 2 mesi, altrimenti poco meno di 2 anni. Recitò una decina del rosario con me, poi lentamente si allontanarono finché disparvero. È andata, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il contenuto del messaggio ricevuto oggi, riguardante in particolare la fine della guerra, iniziò a correre rapidamente di bocca in bocca. La storia dei 2 anni non l'aveva digerita nessuno, stremata come era la popolazione di quelli già passati. E quindi, il giorno dopo, cominciarono per Adelaide gli interrogatori. Vieni, che dobbiamo parlare! Siediti. Ma è vero che hai visto la Madonna? Sì, è vero. E la tua Madonna com'era vestita? Era vestita di bianco e di celeste, con una cosa in testa rotonda così e 2 rose bianche ai piedi. E cosa portava in mano?
la corona del rosario e Gesù bambino. Buongiorno, signor Concetto. Buongiorno, signor Provosto. Ciao, Adelaide. Adelaide, è vero che la Madonna ti ha detto che la guerra finirà? Sì, mi ha detto che finirà tra tanti mesi così. E se io ti proibisco stasera di andare a vedere la Madonna, tu cosa fai? Ubbidisci il parroco o la Madonna? Quel giorno Maria e Nunziata, dato il grande afflusso di gente, si erano recate con largo anticipo al luogo dell'apparizione per guadagnare un buon posto. Alle ore 18, attesi inutilmente l'arrivo della cuginetta, decidono di ritornare al Torchio per vedere cosa era successo. Ma non ci vai a vedere la Madonna? Ha ragione, signor Prevosto, te l'avevo detto anch'io di non andarci più. Guarda quanta gente c'è. Ma sei impazzita, non puoi non andare. Ma non vedi quanta gente, mi vergogno. Ma allora non è vero che vedi la Vergine, se ti vergogni non è vero. Smettila, Maria, di sollecitare così la bambina, che faccia un po' quello che vuole. Allora, è ora, andiamo. No, io non vengo, ho paura. La gente è troppa, fosse solo un po' meno verrei, ma è troppa. Ma Buchela, se non ci vieni a fare i tuoi, io ci vado lo stesso, andiamo. Adesso è nell'ora della nostra morte. Diciamo ancora qualche Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. All'orario solito mi recai sul posto delle apparizioni. I due colombi precedettero il punto luminoso e la Madonna apparve vestita di rosso col manto verde, il quale aveva un lungo strascico. Attorno ai tre cerchi di luce vi erano 8 angioletti vestiti alternativamente di celeste e di rosa, tutti al di sotto del gomito della Madonna in semicerchio. Appena vidi la Madonna, subito mi parlò e mi confidò un segreto da rivelare al Vescovo e al Papa, con queste parole. Di al Vescovo e al Papa il segreto che ti confido. Ti raccomando di eseguire quanto ti dico, ma non dirlo a nessun altro. Poi lentamente scomparve. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adelaide, cosa ti ha detto la Madonna? Adelaide, ti prego, ho a casa il mio bambino ammalato e da quando è nato che è così. Prega la Vergine Maria, fallo guarire. Ti prego, ti prego, ti prego, fallo guarire. È troppo ammalato, prega la Vergine Maria. Thank you.
po' di silenzio, pregate e basta. In questa apparizione, per essere puntuale al mio orario, dovetti insistere molto presso la gente che affollava la mia casa, perché tutti insistevano a farmi credere che erano le ore 5, mentre io in cuore sentivo che era l'orario datomi dalla Madonna. Alle mie insistenze di lasciarmi libera, un uomo mi prese in braccio e mi portò sul posto delle apparizioni. Come le altre sere, il punto luminoso, preceduto dalle colombine, apparve e la Madonna con Gesù Bambino e San Giuseppe si manifestò di nuovo. I loro vestiti erano come il giorno precedente. La Madonna mi fece un sorriso, poi con volto addolorato mi disse: «Tante mamme hanno i bambini disgraziati per i loro peccati gravi. Non facciano più peccati e i bimbi guariranno». Chiesi un segno esterno per soddisfare al desiderio della gente. Essa mi rispose: «Verrà anche quello a suo tempo. Prega per i poveri peccatori che hanno bisogno della preghiera dei bambini». Così dicendo, si allontanò e disparve. Non abbiate paura, io ho mio fratello al fronte, è più di 8 mesi che non ho sue notizie. Se tu potessi, ecco, prendi questi, chiedi alla Vergine se può farlo tornare a casa sano e salvo, o almeno se può farci avere le sue notizie. Questi due sergenti della Repubblica Sociale, profondamente commossi dagli accadimenti, accompagnarono da quel giorno la bambina per proteggerla dalla folla. E si adoperarono anche a realizzare un recinto di fortuna intorno alla pietra di granito, posta nel campo del Colleoni. Intanto a Bergamo, un giovane sacerdote, Don Luigi Cortesi, brillante professore del seminario maggiore, venne a conoscenza tramite un suo allievo dei fatti che stavano accadendo alle Ghiaie e cominciò a mostrare un particolare interesse al caso. Buongiorno, Don Cortesi. Ha sentito di quello che sta avvenendo vicino a Ponte San Pietro alle Ghiaie? No, non ho sentito. I soliti rastrellamenti, immagino. No, no, questa è una cosa bella. Si dice che una bambina di 7 anni, una certa Adelaide, veda la Madonna. La Madonna? Non è possibile. Non credere a tutte queste voci. La gente, con la guerra e i bombardamenti, sta perdendo il senno, quindi. Ma veramente alla stazione di Ponte, vicino a casa mia, scendono ogni giorno centinaia e centinaia di persone e dicono che sia la verità e che la Madonna ha detto loro che la guerra finirà presto. Vabbè, adesso non ci è bene precisare che costui, nei tempi pericolosi in cui si viveva dovendo decidere da che parte stare, aveva dovuto sceglierne una. E volendo oggi definire in una qualche maniera il suo ruolo in questa vicenda, lo chiameremmo senz'altro l'inquisitore della situazione. Signorina, signorina Annunziata, te lo porto io il sacco, cosa c'è dentro? No, ci sono le preghiere per la Vergine, lo porto io. Annunziatina, Annunziatina, la grazia per il marito, ti prego.
L'oratorio pensavo alla Madonna e verso le ore 5 andai a fare merenda per essere puntuale a recarmi al luogo delle apparizioni. La visita della Madonna fu preceduta da due colombi. La Vergine vestiva di rosso col manto verde, circondata ancora dagli angioletti come ieri. La Madonna mi sorrise, poi mi ripeté queste parole: preghiera e penitenza, preghiera e penitenza, preghiera e penitenza. Poi aggiunse: prega per i peccatori più ostinati che stanno morendo in questo momento e che trafiggono il mio cuore. Molte persone mi avevano raccomandato di chiedere alla Madonna qual era la preghiera che più le piaceva. Io le espressi questo desiderio ed ella mi rispose: la preghiera a me più gradita è l'Ave Maria. Tornare a casa quel giorno per il piccolo gruppetto di ragazze fu un'impresa difficile. La gente non intendeva andare via dal Torchio e chiedeva con pericolosa insistenza di vedere Adelaide.
Così, con l'accordo di tutti, si decise di far affacciare la bambina dal balcone di casa. Calmatevi! Via di là! Calmatevi! Disperdetevi! Tornate alle vostre case! Tornate alle vostre case tutti, in ordine! Tornate alle vostre case! Tornate alle vostre case, spariamo! Ultimo avvertimento! Spariamo! Via! Andatevene! Calmatevi, vi faremo vedere la vostra bambina. Calmatevi, ancora un istante. Uno dei due sergenti, per calmare la folla, cercò di comunicare a gran voce ciò che si era compreso nel messaggio lasciato dalla Madonna quella sera, specialmente quello relativo ai peccati gravi dei genitori e alle conseguenze sui figli. Questo semplice messaggio creò non pochi problemi ai teologi e filosofi che cercarono di interpretarlo in quei giorni. Adelaide venne interrogata e interrogata più volte e si cercò di metterle in bocca parole che ella non disse mai. Ma oggi chi può negare che i figli non pagano nella famiglia gli errori dei genitori? Tornate alle vostre case. Se pregate, la Vergine vi darà un segno. Tornate a casa. Se pregate. Avete sentito? Andate nelle vostre case. Andate nelle vostre case e pregate. Via, forza! Andate, andate. Molta gente sostava ormai fissa nella piazzetta del Torchio, davanti alla casa dei Roncalli. Non c'era più né pace né serenità. Tutti volevano vedere e parlare con Adelaide, la quale cominciava a sentire il peso di chi porta una grande responsabilità. Altrimenti il bastone lo imbraccio io, allora sì che saranno guai per tutti. Siamo diventati il fenomeno da Baraccone del Torchio. Papà, papà, devo scendere, mi cercano. Dormi, cara, dormi tranquilla. Oggi nessuno ti disturberà. Cati, per favore, vuoi mettere sull'acqua per la polenta? Sì, papà. La notizia delle apparizioni ad Adelaide e di messaggi concernenti la fine della guerra avevano raggiunto tutta la provincia. La curiosità era molto forte e quel pomeriggio quindi anche Don Cortesi decise di scendere da Bergamo a Chiaie per vedere cosa stava succedendo. Permesso? Sempre sia lodato. Mi dica, Don. Puoi indicarmi il prevosto? È quello col paramento che sta confessando. Grazie. Ego Dio Solo, in nome del Padre, del Figlio, Padre, Spirito, Spirito Santo, Amen. Confio il piacere. Buongiorno, Don Vitale. Sono Luigi Cortesi, si ricorda di me? Insegno al seminario maggiore di Bergamo. Abbiamo amici in comune.
Ma certo, sì, qualche mese fa, in occasione dell'anniversario. Dell'ordinazione di Monsignor Casarelli, giusto? Come sta tu? Bene, grazie. Sono qui per quei fatti concernenti quella bambina, come si chiama? Adelaide. Volevo sapere qualcosa di più, sempre che lei abbia tempo. Sì, veramente, se dovessi prendere tutto il tempo di cui abbiamo bisogno, non mangerei e non dormirei alla notte. Comunque, mi dica, un po' di tempo. Allora, cosa dichiara di vedere questa bambina? È vero che le apparsa la Sacra Famiglia al completo, come nell'ultima apparizione di Fatima? Ma io, veramente, io sul luogo dell'apparizione non vado. Adelaide afferma queste cose e molte altre. Ha dichiarato anche che la Vergine gli ha detto che la guerra finirà fra 2 mesi. 2 mesi, addirittura. Il parroco accompagnò così Don Cortesi per la prima volta sul luogo delle apparizioni. Per la strada discorrettero molto della vicenda e il colto prelato cominciò ad attingere informazioni sia sulla bambina che sulla sua povera famiglia operaia. Essi si sistemarono quindi, data la folla, sulla costa che sovrastava il campo del Colleoni. Dottoressa. Buongiorno a tutti, buongiorno signora Annetta. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Marisi. Buongiorno. Quali nuove da Pontida? Le solite di questa brutta guerra. Ci sono molti tedeschi. E rastrellamenti ogni giorno a caccia dei partigiani. Anche loro, te li raccomando, quando arrivano fanno piazza pulita di tutto. E tu Adelaide, come stai? Dai Adelaide, non fare la smorfiosa. Adelaide, saluta la dottoressa. Buongiorno, dottoressa. E allora, vediamo questa bella bambina come sta. Non aver paura, non ti faccio del male. La dottoressa Eliana Maggi era il medico condotto di Pontida. Da quella sera si interessò amorevolmente quale testimone fedele e preziosa dei fatti delle ghiaie, soprattutto quelli di carattere sanitario, riguardanti l'accertamento sia delle condizioni della piccola veggente che dei numerosi miracoli che avvennero in quei giorni. E allora, parlami della tua Madonna. Com'è? È giovane? È bella? Dai Adelaide, rispondi alla dottoressa Maggi. Non essere scortese. Ha gli occhi azzurri, i capelli sotto il velo scuri, è molto bella e all'età della mia nunziata. E oggi la devi vedere? Sì, sì, anche oggi. E adesso, apri la bocca, tira fuori la lingua. Brava Adelaide. Signora Annetta, Adelaide è una bambina sana di corpo e di mente. Forse mangia un po' troppo polenta, un po' di carne ogni tanto. Noi siamo una famiglia povera. Sì, sì, lo so. Thank you.
Come tutte le altre sere, andai al mio posto, ove era stata portata una pietra di granito, sulla quale io salivo durante le apparizioni. Vidi il punto luminoso e in esso la presenza della Santa Famiglia. La Madonna aveva il velo e il vestito celeste. Una fascia bianca le cingeva i fianchi. Aveva le rose ai piedi e la corona fra le mani. Gesù Bambino vestiva ancora di rosa, con le stelline d'oro e le manine congiunte. Il suo volto era sereno, quasi sorridente. San Giuseppe era sereno, ma non sorrideva. Vestiva di marrone. Dalle sue spalle scendeva un pezzo di stoffa, pure marrone, a forma di mantello, e nella mano destra teneva un bastoncino con un giglio fiorito. C'erano ancora gli angioletti. La Madonna mi guardò sorridendo, ma io presi per prima la parola e le manifestai il desiderio di molti con queste parole. Madonna, la gente mi ha detto di chiederti se i figli ammalati devono proprio essere portati qui per essere guariti. Con voce paradisiaca, ella mi rispose: no, non è necessario che proprio tutti vengano qui. Quelli che possono, vengano, che, secondo i loro sacrifici, saranno guariti o rimarranno malati, però non si facciano più gravi peccati. La pregai di fare qualche miracolo, affinché la gente potesse credere alle sue parole. Mi rispose: verranno anche quelli, molti si convertiranno, e io sarò riconosciuta dalla Chiesa. Poi seria aggiunse: medita queste parole ogni giorno della tua vita. Fatti coraggio in tutte le pene. Mi rivedrai nell'ora della tua morte. Ti terrò sotto il mio manto e ti porterò in cielo. Quella sera Don Cortesi, presentato dal parroco di Chiaie, incontrò per la prima volta Adelaide e la interrogò con insistenza, ma strappò poche risposte alla bambina, riservata come era con gli estranei, soprattutto quando si trattava di prelati. Buongiorno. Ti chiedo scusa, ma mio marito è al lavoro. Non fa nulla, non importa. Piuttosto io sono qua, introdotto dall'onorevole parroco di Chiaie, perché vorrei conoscere la bambina. Non so, se è possibile adesso. Certo, certo. Adelaide, sii cortese. Saluta gentilmente. Buongiorno, Tom. Luigi, chiamami pure Luigi. Posso farti qualche domanda? Adelaide, rispondi bene al prelato. Comportati bene e non farci fare una brutta figura. Con tutti questi regali e zeggiamenti l'hanno rovinata. Te, Adelaide, rispondi a Don Cortesi, se no le prendi sode anche oggi. Dai, Adelaide, fai un fioretto alla Madonna, dici cosa hai visto oggi. Mi ha detto che tra tanti mesi così ci sarà la pace, ma solo se ci sarà preghiera e penitenza. Tanti mesi così? Due. E poi cosa ancora? Mi ha detto che le mamme che vogliono i bambini guariti abbiano molta fede e facciano molti sacrifici, ma che non si facciano più peccati gravi. Peccati gravi? E quali peccati gravi? Veramente non lo ha detto. Su, su, basta. La bambina è stanca.
Va bene, Don Cesare. Per me può bastare. Ciao, Adelaide. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci. Bergamo, in quel periodo, era sede del comando tedesco. Il parroco aveva sollecitato ed ottenuto udienza dal vescovo. Così quella mattina il piccolo gruppo si diresse all'appuntamento. Adelaide era la prima volta che saliva in città ed ebbe molta impressione, anche perché durante la visita suonarono più volte le sirene dell'allarme aereo. Con questi continui allarmi, di giorno e di notte, la vita ordinaria è sconvolta. È a ghiaie, che si dice? Eccellenza, la situazione diventa sempre più difficile. Centinaia e centinaia di persone. Anche qui quella moltitudine sta provocando reazioni. Ma voi, continuate ad evitare quei luoghi. Eccellenza, la bambina avrebbe da parlarvi. Cara, anch'io ho tanto da chiederti. Ma su, dimmi questo importante segreto. Tu, vescovo, ma qui non siamo soli. Non ce l'hai tu una cucina dove io e te possiamo parlare? Sì, certo che ce l'ho. Vieni. Adelaide svelò così il segreto a Monsignor Adriano Bernareggi. Qualche anno dopo, finita la guerra, fu ricevuta a Roma in udienza privata dal Papa Pio XII per riferire in egual modo il segreto commissionato per lui dalla Vergine. Come tutte le altre sere, andai sulla pietra, in attesa della cara Madonna. Apparve di nuovo la Santa Famiglia e la Madonna mi disse: «Domani sarà l'ultima volta che ti parlo, poi per 7 giorni ti lascio pensare bene quanto ti ho detto. Cerca di capirlo bene, perché fatta più grandicella ti servirà molto se vorrai essere tutta mia». Dopo questi 7 giorni ritornerò ancora 4 volte. La sua voce era tanto armoniosa e bella che per quanto io abbia cercato di imitarla non riuscii mai.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adelaide, cosa ti ho detto? Ante, Madonna. Adelaide, cosa ti ho detto? Adelaide! 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 Vai, Adelaide! Cosa ti ho detto? Quel giorno, oltre alla prima manifestazione solare, una donna di Paderno d'Abda, Olimpia Previtali, guarì immediatamente da paralisi. Questi ed altri straordinari avvenimenti provocarono l'afflusso nei giorni successivi di migliaia di pellegrini. Ho paura che con tutta questa gente prima o poi spunterà nei repubblichini. E tu lo sai che la settimana scorsa hanno bruciato la cascina dello Zani? Papà, ieri un militare fascista mi ha fermato per chiedermi informazioni di Adelaide. Anche mia moglie mi ha detto che sono andati a scuola a chiedere informazioni della bambina. Cati, e perché non me l'hai detto subito che ti hanno fermato? Con tutto quello che succede. Rico, la guarigione di quella donna di Paderno. Oggi è stato un fatto concreto e straordinario. Io ci credo. La bambina vede veramente la Vergine. Adelaide, vieni qui. Tu lo sai che cosa è successo durante l'apparizione a una signora? Lo sai che è guarita? Sì, sì, papà. La Madonna me l'ha detto che l'avrebbe guarita. Annetta, è proprio vero. Adelaide vede la Vergine. Intanto a Bergamo, i repubblichini e le SS cominciano ad interessarsi degli accadimenti delle Ghiaie, sospettando in tali assembramenti di popolo un progetto dei partigiani per destabilizzare la Repubblica di Salò e minare il morale delle truppe. Hitler in persona invia ordini tassativi in merito. Come va il suo lavoro in seminario per formare nuovi nemici del Reich? Non nemici, ma amici. Le va di scherzare? No, per quello che ho da dirle non scherzo affatto. Camminiamo. È lei che è stato incaricato dalla curia di Bergamo per seguire quei fatti che avvengono vicino a Ponte San Pietro, in quella frazione... Ghiaie di Bonate, proprio lì. Riunioni non autorizzate, complotti orditi dai partigiani ribelli, e una bambina di 7 anni, usata come spediente. Non sono partigiani, sono pellegrini che si recano in preghiera dalla Vergine. Sono solo devoti, chiedono grazie e miracoli. Devoti, miracoli. Tutti i complotti organizzati contro il Führer. Le do un consiglio, d'amico. Faccia cessare immediatamente queste riunioni e questi assembramenti. Altrimenti... con le SS l'unico miracolo sarà una strage. E per lei e la bambina, una vacanza in Germania. Ah, e mi saluti la sua Madonna dei Miracoli. Sono 6:20, la bambina non arriva ancora. Per cortesia, vada a vedere cosa è successo. Adelaide! Adelaide! Adelaide!
Prega per tutti noi, Adelaide. Prega per tutti, prega. Prega per la guerra, che finisca presto. Salve Maria, piena di Anche questa apparizione fu preceduta dai colombi e nel punto luminoso si manifestò la Santa Famiglia, vestita come ieri, in mezzo a una chiesa. Verso la porta principale c'era un asino color grigiastro, una pecora bianca, un cane dal pelo bianco con macchie marroni, un cavallo del solito color marrone. Tutte le quattro bestie erano inginocchiate e muovevano la bocca come se pregassero. Ad un tratto il cavallo si alzò e, passando vicino alle spalle della Madonna, uscì dalla porta aperta e si incamminò sull'unica strada che conduceva a un campo di gigli, ma non fece a tempo a calpestarne quanti voleva, perché San Giuseppe lo seguì e lo riprese. Il cavallo, appena vide San Giuseppe, cercò di nascondersi vicino al muricciolo che serviva da cinta al campo di gigli. Qui si lasciò prendere con docilità e, accompagnato da San Giuseppe, ritornò in chiesa, ove si inginocchiò e riprese la preghiera. Quel giorno spiegai questo fatto solo col dire che il cavallo era una persona cattiva, che voleva distruggere i buoni. Ora, pur semplicemente, posso spiegare meglio i sentimenti prodotti in me da quella visione. Nel cavallo vidi una persona superba e cattiva, avida di dominio, la quale, abbandonata la preghiera, voleva distruggere i gigli di quel magnifico campo, calpestando e distruggendo di nascosto la loro freschezza e il semplice candore. Da notare che mentre il cavallo faceva strage in quel campo, manifestava un senso di malizia perché cercava di non essere visto. Quando il cavallo vide San Giuseppe muoversi per rintracciarlo, abbandonò il furtivo danno e cercò di nascondersi vicino al muricciolo di cinta del campo. San Giuseppe, avvicinatogli, lo guardò con dolce sguardo di rimprovero. Lo condusse nella casa di preghiera. Mentre il cavallo faceva il danno, gli altri animali non interruppero la preghiera. I quattro animali rappresentano quattro virtù indispensabili per formare una santa famiglia. Il cavallo, capo, che non deve abbandonare la preghiera perché lontano da essa è capace solo di disordine e rovina. Ripudia la pazienza, la fedeltà, la mitezza, il silenzio familiare, raffigurate nelle simboliche bestie. In questa visione nessuno parlò e lentamente tutto scomparve. Le macchie particolari del pelo del cane sono figure della fedeltà familiare, tanto corrotta. La porta aperta del tempio è figura della libertà che Dio dona a ogni creatura. Quando finisci la guerra, Adelaide! La bambina deve andare a casa! Mater purissima, ora pro nobis. Mater castissima, ora pro nobis. Mater inviolata, ora pro nobis. Mater amabilis, ora pro nobis. Mater creatoris, ora pro nobis. Regina Pacis, ora pro nobis.
Eccellenza, a Ghiaie, pellegrini ormai sono migliaia. Per quanto riguarda Ghiaie, per il clero, il divieto è tassativo. Questo lo so, Eccellenza. Per la bambina, cosa ha deciso? La bambina va protetta in un luogo sicuro. Capisco, Eccellenza. In effetti, l'SS hanno minacciato anche me. Ah. Adelaide aveva 7 anni. Per consiglio del vescovo e decisione comune, quel giorno, contro la sua volontà, fu allontanata dalle Ghiaie e riparata da sola nel monastero delle suore Orsoline di Gandino. Da quel giorno non poté più rientrare a casa dalla sua famiglia. Era iniziato il suo martirio preannunciatole dalla Madonna. Buongiorno madre. Buongiorno Don Cesare, buongiorno a voi. Buongiorno piccola Adelaide, come stai? Bene. Lei sa, cara sua Bernardetta, siamo venuti a provare quel regaluccio per Adelaide. Ah, quelle scarpette nuove, scarpette azzurre, per te Adelaide, sono molto belle. Però prima vai con Suor Franca a visitare il monastero, poi avrai le scarpette nuove. Vieni Adelaide. Andiamo a visitare il chiostro e poi andremo a vedere le scarpette. Dove state andando? No, mamma, vieni, mamma, vieni, vedrai come sono belle le scarpette. Quel giorno Don Cortesi cominciò a dubitare di Adelaide. Infatti aveva saputo che la maestra, a scuola, l'aveva bocciata in prima elementare, giudicandola molto indietro. E al catechismo le suore dichiaravano che non faceva alcun progresso, per cui il parroco, Don Cesare, non intendeva, prima dei fatti accaduti, ammetterla alla prima comunione. Dopo una settimana di ritiro in solitudine dalle suore Orsoline, Adelaide venne ritirata dal signor Verri e dal Cortesi per recarsi a Ghiaie. Era il giorno della sua prima comunione ed il suo cuore batteva forte perché doveva incontrare nuovamente la Madonna.
dai. Prepariamoci bene al sacramento di questa preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. In effetti, a quella messa solenne, l'assemblea rivolse ripetutamente la sua attenzione alla piccola veggente, la quale, nel suo bel vestitino bianco, splendeva della luce riflessa della Santa Vergine. In questo giorno feci la mia prima comunione. Come le altre sere, fui portata sul luogo delle apparizioni e il punto luminoso apparve di nuovo, manifestando la Madonna con gli angioletti e i due santi ai fianchi. La Madonna mi disse: «Prega per i peccatori ostinati che fanno soffrire il mio cuore, perché non pensano alla morte. Prega pure per il Santo Padre che passa momenti brutti. Da tanti è maltrattato e molti attentano alla sua vita.
Io lo proteggerò ed egli non uscirà dal Vaticano. La pace non tarderà, ma il mio cuore preme quella pace mondiale nella quale tutti si amino come fratelli. Solo così il Papa avrà meno da soffrire. La Madonna aveva fra le mani due piccioni neri che simboleggiavano l'unione che devono avere i coniugi per formare sante famiglie al suo vigile sguardo. Insegna ancora che non vi può essere santa famiglia senza vivere fiduciosi fra le mani materne della Madonna. La Madonna non mi rivelò il nome di quei due santi che aveva ai fianchi. Solo per ispirazione interna ebbi chiara intuizione del loro nome: San Matteo e San Giuda. Il nome Giuda ha per me un ricordo triste, perché sia pure involontariamente ho tradito la Madonna. In questa apparizione io vedo la carità squisita della Madonna, la quale, mostrandomi Giuda Santo, ha voluto con questo nome prevenirmi e mettermi guardinga nelle prove che avrei incontrato per affermare la sua parola materna e sicura, che purtroppo non seppi sostenere. Nel mio cuore sento pesare il mio grosso sbaglio, ma pur avendo imitato Giuda traditore, voglio tuttavia santificarmi seguendo l'esempio di Giuda Santo, con l'essere apostola e martire per amore a Gesù e alla Madonna. San Matteo ispira al mio cuore fiducia di salvezza, perché anche lui, peccatore, ha seguito Gesù e si è fatto apostolo del suo nome. I due santi vestivano di viola col manto marrone. La Madonna vestiva di rosso col manto verde. Sulla fronte aveva un diadema a forma di corona, tempestato da piccole perle luminose, a diversi colori. Prima di allontanarsi, rivolse il suo sguardo ai due santi, poi lentamente scomparve. Adelaide, cosa ti ha detto la Madonna? Adelaide, dici! Oh, Ivo, ce li ho ancora, ma gliel'avevo dati! Adelaide, cosa ti ha detto? Fate largo, fate passare, levatevi! Fate largo! Questi assembramenti devono finire! Dite alla gente che la Madonna non verrà più! E le apparizioni sono finite! Vuol comandare la Madonna! Ma si controlli! Non vede che state terrorizzando la bambina? Adelaide. La smetta! Cerchiamo di calmarci tutti. Comunque, commissario, la folla non si può comandare. Conviene ritirare in casa sua la bambina. Poi in serata, quando la gente sarà andata, la porteremo nuovamente a Bergamo in macchina. Qui certo non può restare. Sì. Come stai? Sei stanca? Hai fame? No, sono solo triste. Non voglio tornare dalle suore a Bergamo. Voglio restare con te, con mamma e papà. Sì, lo so, Adelaide. Lo so, abbi pazienza. Non lo vedi quanta gente? E poi è per il tuo bene. Ti prego, tienimi con te. Pullerò le gabbie dei conigli tutti i giorni, te lo prometto. Stellina, ma se fosse per me ti nasconderei nella mia tasca, ma non si può. Devi farlo per la Madonna, questo fioretto. Per la Madonna faccio tutto, ma non voglio tornare in quel letto freddo da sola. Sì, la tua
bambina! Viva la bambina! Arriva, Adelaide! Fateci passare! Per favore! Per carità, fateci passare! Adelaide! 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 Finisca la guerra! Madre di Dio! Adesso è nell'ora della nostra morte, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è Anche in questa apparizione la Madonna apparve con gli angioletti, vestiva di rosso col manto verde e la sua manifestazione fu preceduta da due colombi e dal punto luminoso. Fra le mani aveva ancora due colombi dalla piuma scura e sul braccio la corona del rosario. La Madonna mi sorrise e mi disse: «Gli ammalati che vogliono guarire devono aver maggior fiducia e santificare la loro sofferenza se vogliono guadagnare il paradiso. Se non faranno questo, non avranno premio e saranno severamente castigati. Spero che tutti quelli che conosceranno la mia parola faranno ogni sforzo per meritarsi il paradiso. Quelli che soffriranno senza lamento otterranno da me e dal figlio mio qualunque cosa chiederanno. Prega molto per quelli che hanno l'anima ammalata. Il figlio mio Gesù è morto sulla croce per salvarli. Molti non capiscono queste mie parole e per questo io soffro». Mentre la Madonna portava la mano alla bocca per mandarmi un bacio con l'indice e il pollice uniti, le due colombine le svolazzarono d'intorno e accompagnarono la Madonna mentre si allontanava adagio adagio. Adelaide era accompagnata ogni giorno dal signor Verri e da Don Cortesi, da Gandino a Ghiaie. Quel giorno, dopo l'apparizione, suo padre cercò di trattenerla di nuovo a casa, ma fu tutto inutile, perché anche il commissario di polizia, per motivi di ordine pubblico, obbligò il povero Rico ad acconsentire all'esilio. Adelaide, ricorda ciò che ti ho detto.
Chiedi alla Vergine che faccia un miracolo in modo che tutti credano. Santa Maria, Madre di Dio. In questa apparizione la Madonna mi apparve vestita di rosa col velo bianco. Non aveva gli oscuri colombi fra le mani e attorno a lei vi erano solo gli angioletti. Con un sorriso più che materno mi disse: «Cara bambina, tu sei tutta mia, ma pur essendo cara al mio cuore, domani ti lascerò in questa valle di pianto e di dolore. Mi rivedrai nell'ora della tua morte e avvolta nel mio manto ti porterò in cielo. Con te prenderò pure quelli che ti comprendono e soffrono». Mi benedisse e si allontanò più lesta delle altre sere. Sensazione che le educande incomincino a dubitare che Adelaide sia la veggente, quindi troviamo una soluzione. Sì, a questo punto è necessario intervenire. È necessario cambiare il nome alla bambina, non deve essere più riconosciuta come Adelaide. Può essere una soluzione buona. E anche per nel giugno del 44 Adelaide fu definitivamente allontanata da Ghiaie per essere riparata e protetta in vari monasteri della provincia bergamasca sotto la vigile tutela di Don Cortesi. Nel luglio del 45 si trovava nel convento delle suore monfortane di Bergamo in Città Alta, proprio di fronte al seminario dove lavorava il suo tutore. In quel tempo costui aveva già completato la sua accurata relazione sul caso Ghiaie all'insaputa della piccola, nella quale aveva manifestatamente espresso il suo pensiero negativo sia sull'apparizione che sulla bambina. Adelaide nel frattempo, allontanata dai suoi cari, psicologicamente molto provata, si era affezionata profondamente a lui. Buongiorno, madre. Buongiorno. Devo parlarle. Eccomi. Come sa, sor Bernadetta, ci sono precisi ordini di Sua Eccellenza, Monsignor Bernareggi, riguardo la riservatezza e il modo in cui trattare questo delicato caso di Ghiaie. Adelaide non può vedere né i suoi genitori né nessun altro, senza che vi sia una mia esplicita autorizzazione. E anche nel caso questi incontri dovessero avvenire, desidero vi sia la presenza di una sorella, in modo che la bambina non sia condizionata. Certo, certo, Don Luigi. Ma ci sono altri grossi problemi. Il convento è diviso. Le consorelle non fanno che parlare di Adelaide, chi pro e chi contro. E da parte mia non è facile mantenere un doveroso contegno. Sì, lo so, era da aspettarselo. Fatti come questi non lasciano la gente indifferente. Secondo me, lei dovrebbe imporre l'obbedienza, il silenzio assoluto, l'isolamento. Senz'altro, ma l'altro problema, ed è un problema grosso, è la bambina. La bambina è nervosa, è ribelle e non sottostà alle regole. Quindi... Thank you.
Adelaide, Adelaide, cosa c'è? Perché hai gridato? Cosa c'è? Ho paura. Di che cosa hai paura, Adelaide? Perché hai paura? Don Cortese. Ciao cara Adelaide, come sta la tua cettina? Tu, Don Luigi, sei arrivato in ritardo anche oggi. Sì, il lavoro, gli impegni in seminario mi prendono sempre molto. Ma anche se ogni tanto posso arrivare in ritardo, non mancherei mai l'appuntamento con la mia piccola Adelaide. Ieri sera ho fatto ancora quei brutti sogni dell'uomo nero. E anche la mia piccola cettina non è riuscita ad addormentarsi. Mi manca tanto la mia mamma. Come mai continui a sognare queste brutte cose? Forse hai qualche peso nel cuore, qualche peccatuccio che vuoi confessare, oppure qualche grosso peccato mortale. Peccato mortale? Che cos'è un peccato mortale? Io ieri con la suora ho fatto qualche peccatuccio, ma poi mi sono subito andata a confessare con l'altro. Un peccato mortale come? Sono quelli che fanno tanto male al cuore di Gesù e di Maria. Tu, Adelaide, vuoi bene a Maria? Sì, lo sai che gli voglio tanto bene. E la prego ogni giorno con il rosario. Sai, ogni tanto anch'io vedo la Madonna, ma è una cosa mia, tutta per me, non la dico a nessuno. Perché dirlo è peccato mortale. È come dire una grossa bugia, poi la gente ci crede e fanno tante brutte cose. Lo so. Me l'hai detto, me l'hai detto, me l'hai detto. Io non voglio fare i peccati mortali, altrimenti vado all'inferno. E figli e spiriti santi. Forza Adelaide, cos'hai da dire al Signore che ti pesa sul cuore? Ieri con le forbici ho tagliato la tunica di Suor Angela. E perché lo hai fatto? Perché si arrabbia sempre con me e mi fa pulire le scale in ginocchio, e quando ho finito mi fa di nuovo ricominciare da capo. Beh, ma quello è solo un peccatuccio. Piuttosto dimmi, quelli grossi grossi, quelli che ti pesano. Dai, Adelaide, tanto lo sai che rimane tutto tra me e te, tra te e Gesù. La Madonna al campo di Colleoni era tutta una finzione, era tutto dentro di me. Non voglio fare peccato mortale. Brava Adelaide, adesso sì che il tuo cuore è sollevato. Ora recita l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Il 15 settembre 1945, Don Cortese è sicuro di poter strappare ad Adelaide la ritrattazione della verità delle apparizioni, essendo ormai ben presente in lei la falsa coscienza del peccato mortale in merito alle stesse. La biura viene compiuta sotto dettatura del prelato e bagnata dalle lacrime della bambina. Forza Adelaide, adesso scriviamo un biglietto che rimarrà un segreto tra te, me e il vescovo. Scrivi quello che ti dico. Non è vero che ho visto la Madonna. Thank you.
Il 12 luglio del 1946, Adelaide, rientrata a Ghiaie, liberata dalla sua prigionia, ritrattò per iscritto la sua falsa abiura. Il tutto avvenne presso l'asilo delle suore sacramentine di Ghiaie. Durante il processo, nel 1948, la biura venne usata come prova schiacciante contro le apparizioni. Non si tenne in alcuna considerazione che la stessa fu estorta in condizioni di violenza psicologica. Nell'undicesima ed ultima apparizione, Adelaide fu presa da convulsioni all'addome in conseguenza del gelato accettato da Don Cortese. L'apparizione arrivò così 2 ore più tardi. La Madonna in questo giorno apparì alle ore 8, vestiva come nella prima apparizione. Sorrideva, ma non era il suo sorriso bello come nelle altre sere, però la sua voce era soave. Mi disse: «Cara figliola, mi dispiace doverti lasciare, ma la mia ora è passata. Non sgomentarti se per un po' non mi vedrai. Pensa a quello che ti ho detto. Nell'ora della tua morte verrò ancora. In questa valle di veri dolori sarai una piccola martire. Non scoraggiarti, desidero presto il mio trionfo. Prega per il Papa,
e digli che faccia presto, perché voglio essere premurosa per tutti in questo luogo. Qualunque cosa mi si chiederà, la intercederò presso mio figlio. Sarò la tua ricompensa se il tuo martirio sarà allegro. Queste mie parole ti saranno di conforto nella prova. Sopporta tutto con pazienza, che verrai con me in paradiso. Quelli che volontariamente ti faranno soffrire non verranno in paradiso, se prima non avranno riparato e si saranno pentiti profondamente. Sta allegra, che ci rivedremo ancora, piccola martire. Sentì un dolce e soave bacio posarsi sulla mia fronte. Poi, come le altre sere, scomparve. A 64 anni da quegli eventi nulla è cambiato, ma da oggi molto cambierà. Molti si convertiranno ed io sarò riconosciuta dalla Chiesa. La promessa è mantenuta. La Seconda Guerra Mondiale, dal 1939 al 1945, ha fatto nel mondo circa 55 milioni di morti. Oggi l'aborto, legale e non, nel mondo fa 55 milioni di morti ogni anno. Noi oggi siamo qui per l'amore dei nostri genitori che ci hanno accettato nel concepimento. La legge sul divorzio è stata introdotta in Italia nel 1970 ed in altri paesi del mondo più o meno in quel periodo. In allora si stimavano circa 10.000 separazioni. Nel 2007 i divorzi e le separazioni in Italia sono stati circa 130.000. Anche qui chi paga di più sono i nostri figli. La Madonna, nell'apparizione ad Adelaide, fa riferimento alle conseguenze dei peccati gravi dei genitori sui figli innocenti. Ci aveva avvisati, così è. La nostra società è oggi satura di persone che pagano per tutta la vita la crisi della famiglia e le conseguenze dei peccati gravi dei loro genitori. Nel 1995 Giovanni Paolo II ha introdotto nelle litanie mariane il titolo Maria, Regina della Famiglia. A Diaie la Santa Famiglia si è manifestata 9 volte e la Vergine, con le colombine in mano, si è dichiarata.